Chi fa da sé con Lucia Cuffaro. Buongiorno, buona domenica Lucia, bentornata. Allora, guarda, io qua ho proprio l'esempio tipico di quando, no? E credo che sia capitato a tutti, si apre il cestello della lavatrice e magari si scopre che un capo colorato, finito per sbaglio in mezzo ai bianchi, ha stinto e ha fatto diventare tutto rosa, come in questo caso. Però niente paura, perché Lucia ha sempre un rimedio a questi errori di bucato. Come possiamo fare senza utilizzare prodotti chimici? Cosa serve? Cosa si fa? Io ce l'ho la soluzione, stare attenti. Allora, per appunto smacchiare i capi bianchi stinti, serve un cucchiaio di acqua ossigenata a 130 volumi, mezzo bicchiere di acqua fredda, un litro d'acqua e i guanti da cucina. I guanti da cucina è curiosa come cosa. Allora, questo serve perché l'acqua ossigenata a 130 volumi, che sbianca molto, si compra in farmacia e va sempre utilizzata con i guanti, quindi ovviamente la misceliamo all'interno di un bicchiere d'acqua, quindi prima la dosiamo in questo modo, se ti chiedo anche un aiuto, se mi aggiungi un pochino d'acqua, perfetto. Dopodiché mezzo bicchiere più o meno, un bicchiere, insomma. Questo è il capo che ha stinto tutto il resto, per cui lavoriamo per mettere a punto questo preparato. Prima aggiungiamo l'acqua ossigenata con l'acqua e infine anche il litro aggiuntivo, in questo modo. Lasciamo in ammollo per almeno un'ora o due, dopodiché laviamo semplicemente lavatrice e il bucato è bianco perfetto. Questo lo voglio verificare di persona. E se invece un capo colorato ha stinto un bucato di altri capi colorati, che fai? Perché là è un po' più complicato, là io faccio i bianchi, li faccio tutti assieme, ma è blu, nero, marrone. Allora, qui servono solamente due ingredienti: un litro di acqua bollente per i capi colorati stinti con due cucchiai di percarbonato di sodio, che ormai abbiamo imparato, insomma, a conoscere. Allora, in questo caso il capo incriminato è nero e mi ha macchiato, peraltro la mia canotta preferita per quando vado... E infatti accade sempre così. Esatto. Le cose che ci piacciono di più, le nostre coperte di Linus. Allora, ne mettiamo quindi due cucchiai abbondanti di percarbonato di sodio. L'acqua deve essere bollente perché il percarbonato si attiva appunto con l'acqua bollente, sopra i 50 gradi. Lasciamo la parte della macchia in ammollo per almeno un'ora, dopodiché sempre in lavatrice. Se non è venuto via perché è molto scuro, come in questo caso, ripetiamo l'operazione finché non va via, anche due o tre volte. E quindi raggiungeremo il risultato. E invece il consiglio eco per fissare i colori, no? Nei tessuti in maniera naturale, direi, come tu sai sempre fare. Allora, in questo caso ci serve mezzo bicchiere di sale grosso, un litro di acqua fredda e una bacinella. Ti chiederei il piacere di aggiungermi l'acqua, per favore. E allora, faccio l'esempio: nero, rosso e blu sono i colori che più stingono, quindi in questo caso assolutamente dobbiamo fare questo passaggio con sale grosso, che è un fissativo dei colori. Okay. In questo caso lasciamo almeno uno o due ore in ammollo, meglio due ore, dopodiché sciacquiamo con acqua fredda, semplicemente. E questo fisserà i questo nostri fissa colori. Il colore, sia il sale che l'aceto fissano i colori. Importantissimo, guarda, a casa lo staranno già facendo. Come ormai sapete, quest'anno coinvolgiamo il pubblico, no? Che ci fa delle domande davvero interessanti. Il cosiddetto pronto soccorso in diretta, Lucia, sui temi che di volta in volta trattiamo. Quindi scrivete le vostre domande all'indirizzo mail unomattinainfamiglia@rai.it. E Lucia vi darà le risposte giuste. Con noi oggi un maschio, eccolo, Paolo Buda. Da dove chiami, Paolo? Da Caltagirone. Paolo, ma tu fai il bucato? Anche. Ah, bravo. Sei sposato? Sì, sono sposato, ma do una mano d'aiuto a mia moglie. Ah, una mano d'aiuto è bella come espressione, come si usa a dire. Bravo, bravo. Allora, qual è la curiosità? Paolo, qual è il paziente da curare? Ok, ecco, il mio maglione preferito, questo. Non riesco a farlo tornare più come prima. Cosa posso fare per non doverlo buttare via? Ma si è infiltrito? Eh sì. Ok. Allora, vediamo subito l'occorrente in questo caso, Paolo. Devi recuperare un litro di latte bevanda vegetale, tre cucchiai di balsamo per capelli che magari avrete in casa e un bicchiere d'acqua. Dopodiché prendiamo una grande ciotola, quindi mettiamo tutti i nostri ingredienti, quindi mettiamo il nostro balsamo, aggiungiamo, chiedo sempre un supporto gentile, qua. Mettiamo la nostra bevanda all'avena.
E dopodiché aggiungiamo anche il nostro capo. Se serve, un altro pochino perché cos'è serve... Questo serve? È balsamo per capelli. Ah, ecco. Perché il balsamo serve ad allentare le fibre, Paolo, così come l'avena, che sono proprio due ingredienti perfetti per quello che serve a noi. Quindi in questo caso facciamo l'ammollo del nostro maglione. Quindi avevo anche un altro, scusami che prego. Prendo questo, ne avevo anche un altro. Quindi lo immergiamo completamente e va tenuto in ammollo per almeno 2 o 3 ore. Qui arriva il passaggio poi più importante, si cioè? Sciacqua perfettamente e con il capo ancora umido dobbiamo allungarlo, quindi lo dobbiamo allungare come se fosse una pizza. Quanti vuoi far aiutare da tua moglie? Come si chiama la signora? Come si chiama tua moglie, Paolo? Si chiama Elga. Elga, ma non hai chiesto consigli prima ad Elga, prima di chiederle a Lucia? Sì. Quindi dobbiamo allungare la mamma, modo. La nonna. Piano piano, quindi in tutti i punti, va allungato come se fosse una pizza. Poi si stende non in questo modo, come si fa solitamente, ma di piatto, sempre tendendo ad allargare le fibre in questo modo. E come per magia si riesce a recuperare la lana infeltrita. Paolo, non mi hai risposto, ma hai chiesto consiglio a tua moglie prima di chiamarci? No, veramente volevo fare una sorpresa. Elga non sarà contenta, Però verifica questa cosa che ti abbiamo raccontato con tua moglie, certo. Con Elga, e facci sapere. Grazie Paolo. E allora, grazie Lucia. Grazie a voi. Grazie Paolo e saluta Elga. Spesso capita che tirando fuori il bucato dalla lavatrice, e questo accade spesso, ci si accorga che ci sono delle macchie biancastre, no? Soprattutto... sui tessuti più scuri, oppure qualche residuo di grasso, che quello è un altro problema serio. Come si fa? Qual è il rimedio in questi casi? Allora, sui capi scuri... Che questo veramente è una cosa che io non riesco mai a risolvere, è devo vero, essere sincero. È vero, può essere un eccesso di detersivo oppure troppo bucato nel cestello. La regola è mettere una mano, un pugno, se entra comodamente allora vuol dire che è il quantitativo giusto. In questo caso io utilizzo la centrifuga, quella per l'insalata, per fare molto veloce. Okay. Quindi metto un pochino d'acqua in questo modo, dopodiché posiziono il tappo della centrifuga che mi serve sia per girare ma anche poi per far asciugare la nostra magliettina. Mi diverte molto fare questa Beh, cosa. Anche perché di solito centrifughi qualcos'altro. Esatto. E poi magicamente appunto si scioglierà perfettamente la parte quella accumulata e la possiamo scolare direttamente nel cestello della centrifuga. Invece, come dici tu, macchie di grasso dipendono dal filtro. In questo caso bisogna aggiungere... Che va sempre pulito. Va sempre pulito, quindi va lavato. Ogni quanto? Va lavato almeno una volta al mese, aggiungendo un pochino di sapone per i piatti, la nostra acqua come sempre, e lasciandolo in ammollo 5 minuti per poi risciacquarlo. Se c'è del calcare si usa l'aceto, come sappiamo. Beh sì, l'aceto va bene sempre in ogni caso. Una curiosità, un altro classico della lavatrice è il mistero dei calzini spagliati. Io devo dire che là sono un maestro, sono tutti spagliati. Io non so come scompaiano questi calzini, incomprensibile. Allora, il suggerimento antiscomparsa qual è? Perché poi non è facile, perché io mi metto lì, stendo, che sono 100 calzini e non riesco mai a trovare ad accoppiarli. Caccia al tesoro. Sì. Allora, decollano anche dei vecchi calzini, sì. Quindi dobbiamo realizzare delle striscettine tipo queste, mm-hmm. che possono essere tonde oppure verticali, rettangolari. In questo caso laviamo i calzini accoppiati, quindi okay. li facciamo un bel nodino in questo modo e li mettiamo in lavatrice accoppiati. Ma scusa, ma perché se li annodi direttamente no? No, perché stringi in quel punto la parte che deve essere lavata. Questo è comodo anche per tutte. Poi riporli direttamente nel cassetto in questo modo, vedi che bene, riusciamo... Li metti pure ad asciugare direttamente così. Ottima idea. E c'è il gatto, vedi la mia Genève e anche il cucciolino che è appena nato. Adesso il glossario della sostenibilità, sì, perché è diventata mamma, che bello. Realizzato in collaborazione con RAI per la sostenibilità ESG, con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, e la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. La parola di oggi è sicurezza sul lavoro. Quanto è importante, davvero fondamentale. Fondamentale, per fortuna ci stiamo lavorando in Italia, ma si può fare molto di più. Il bando di innovazione tecnologica promosso da INAIL e dal Centro di Competenza Arte 4.0 hanno realizzato tutta una serie di progetti che cercano proprio di portare in Italia la filosofia della sicurezza del lavoro a livello di innovazione. Ad aprile 2024 invece a Pontedera sono stati presentati 17 progetti vincitori che
cercano proprio di lavorare e sensibilizzare sul tema della sicurezza e quindi non più infortuni. Fondamentale, la sicurezza sul lavoro davvero da garantire a tutti i lavoratori, è la cosa primaria. Se avete perso qualche passaggio, naturalmente potete rivedere la puntata su RaiPlay e naturalmente potrete anche scoprire le parole del glossario della sostenibilità. Vi ricordo anche l'indirizzo mail per le vostre curiosità, se avete delle domande, dei dubbi da porre naturalmente a Lucia, ed è unomattinainfamiglia@rai.it. Io ti auguro buona domenica, grazie dei tuoi preziosi consigli. Salutini al gatto allora. Certo, un bacio a tutti i gatti e alle gattine.